Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, questa bellissima celebrazione di inizio anno contiene in sé diversi temi e spunti sia di riflessione sia anche di formazione per tutti noi che brevemente esporremo ora in queste riflessioni. Si celebra la solennità di Maria Santissima, venerata con il titolo di Madre di Dio. È anche la giornata mondiale della pace, penso che lo sappiate, e in questa celebrazione compiremo un atto molto significativo con la comunione, che è appunto il canto del antichissimo inno Veni Creator, che è prescritto dalla liturgia di questa celebrazione per invocare dal Signore grazie e benedizioni sull'anno appena cominciato. Voi sapete che questa celebrazione, come dire, è l'altra faccia di quella di ieri sera. Il 31 dicembre c'è il Te Deum di ringraziamento. Il 1 gennaio c'è il Veni Creator per invocare le benedizioni del Signore sull'anno nuovo. Voi capite che la liturgia in questo senso ci ricorda una cosa che dovremmo aver imparato ai tempi del catechismo e dovremmo anche a 50, 60, 70 anni continuare a mettere fedelmente in pratica. Qual è questa cosa? Che almeno la mattina e almeno la sera, che si fa? Si prega. La mattina si fanno le preghiere per invocare sulla giornata la benedizione di Dio e la sera si ringrazia il Signore che ci ha fatto campare un altro giorno, si chiede perdono per i guai che abbiamo combinato e ci si mette a dormire. Questo, come sapete, ricordate, insieme alla messa domenicale, vuol dire proprio lo stretto indispensabile di quel minimo di rapporto con Dio e di vita interiore che dobbiamo tutti quanti osservare e conservare, e dobbiamo avere cura, perché è molto significativo. Non iniziare la giornata senza pregare vuol dire che io in quella giornata attesto che ho bisogno dell'aiuto di Dio per vivere. Non faccio da solo, non sono io solo ad affrontarla, e quando la sera vado a riposare riconosco che il bene che ho fatto l'ho fatto per grazia di Dio, e invece quello che ho combinato l'ho fatto in colpa mia. Come dice l'altro rigore, e si ringrazia il Signore. Non sono cose da sottovalutare. Io ricordo, mi rimase impresso, quando ero piccolino, c'erano ancora i sacerdoti, c'era uno nella parrocchia dove andava, che appena entrava in confessione diceva: è stata messa la domenica? Sì. Hai detto la preghiera del mattino e della sera? Sì. Ecco, già se passavi questo alla confessione, mezza confessione era fatta. Ecco, si stanno un pochino perdendo queste cose, però si perdono nella memoria, ma non perdono la loro importanza, dobbiamo tenerle presenti. Questa è la prima cosa. La seconda, oggi è la giornata mondiale della pace, in questo giorno dell'ottava di Natale. Perché si celebra oggi? Allora, una cosa dobbiamo mettercela bene in testa: se noi siamo cristiani, non si può essere cristiani se non si è uomini e donne di pace. Questo, come dice Papa Francesco, bisogna metterselo bene in testa. I figli di Dio hanno deposto le armi, e attenzione, dice, che nessuno di noi ha la pistola, ha la spada, ha la sciabola, ha la mitra. No, generalmente questo ce l'hanno i criminali. Però noi abbiamo un'arma impropria, che non ce la possiamo togliere, perché se no diventiamo mutilati. Qual è l'arma impropria che abbiamo tutti quanti dietro? Ce l'abbiamo addosso, la lingua. Capito? La lingua, a proposito dell'anno passato, quest'anno Papa Francesco vi ricordo tante volte, è peggio del mitragliatore, d'accordo? Fa le stragi, peggio dei terroristi. Hai visto quando arriva il terrorista, mira il mitra, sventaglia, frum, e ammazza tutti. Bastano 5 minuti di chiacchiere malfatti per andare a fare un disastro. Allora, su queste cose noi dobbiamo fare attenzione. Adesso poi andiamo a approfondire un attimo la pace. Perché la Chiesa, prima di fare la comunione, c'è il segno di pace? Avete visto? La pace del Signore sia sempre con voi, con il tuo spirito, e poi c'è l'agnello di Dio. Il segno della pace si può anche omettere in alcune circostanze, tipo per esempio i funerali. Le norme dicono di non dare il segno della pace, perché contraddice un pochino il clima un po' austero, per esempio, del funerale. Però il richiamo alla pace c'è sempre. Perché? Perché il Signore ti sta dicendo: sta attento che se tu non stai in pace con tutti, non puoi andare a fare la comunione. Perché tu, quando fai la comunione, ricevi nel tuo cuore colui che si chiama il principe della pace. Essere in pace vuol dire che tu non ce l'hai con nessuno, hai perdonato tutti,
e se qualcuno ce l'ha con te, hai provato a fare un gesto di riconciliazione. Guardate che questo non è anche questo un optional, eh? Su questa materia si può entrare facilmente nell'ambito del peccato grave, capito? I peccati gravi non sono solo la bestemmia, non andare a messa la domenica e gli atti impuri, questi sono gravi di per se stessi, lo sappiamo. Ecco, ma anche nei rapporti interpersonali, quando soprattutto ci sono odi, rancori, vendette, maldicenze, discomunioni, rapporti interrotti, indifferenze, queste sono cose serie, capite, che ci tolgono la pace del cuore e la comunione con Dio. Allora, esame di coscienza, perché la pace noi la costruiamo a partire dal nostro piccolo. Io non ho il potere di andare dal presidente della Corea del Nord e dirgli che stia buono e non faccia i test nucleari. Questo ce l'hanno i capi di Stato, Putin, Trump, Conte, non so chi altro. Io non ci posso andare, però ho il potere di stare in pace con tutti e di tessere relazioni e rapporti di pace e di comunione. Questo è quello che posso fare. E questo, se lo facessimo tutti, il mondo sarebbe migliore. Attenzione però, perché la pace io la posso portare se ce l'ho nel cuore. E quando è che ho la pace nel cuore? Io ho la pace nel cuore per questo, che questa giornata si celebra oggi, che è l'ottava di Natale, se Gesù è nato comunque, cioè se sto in pace con Dio. Domanda, secondo voi esiste un sacramento della pace? C'è un sacramento della pace? Secondo voi? C'è un sacramento della pace? Perché la confessione, in realtà, il nome tecnico del sacramento della confessione, io ci ho provato quando ero giovane prete a insegnarlo ai parrocchiani, ma tanto ormai questa confessione sarà la confessione di una giudizio universale, ma il nome tecnico del sacramento della confessione, sapete qual è? È riconciliazione. Riconciliazione con chi? Con Dio e con la Chiesa, perché quando io faccio qualcosa di male perdo la comunione con Dio, ma perdo anche la comunione con il prossimo. Ecco perché quel sacramento necessita anche di un ministro. Non ti puoi confessare solo con Dio, primo perché c'è qualcuno che ti deve dare il perdono a nome del Signore, ma secondo perché il nostro peccato, questo lo diceva già San Giovanni Paolo II nella Riconciliazione Trinitense, l'ha ripetuto recentissimamente Papa Francesco, non soltanto riguarda il tuo rapporto personale con Dio, ma lede anche la comunione e la pace con tutti, fa male anche al prossimo. Allora, se io sto in pace con Dio, mi riconcilio, e qui attenzione, l'ho già detto ma lo sentirete ripetere, almeno una volta nella vita pregate lo Spirito Santo, prendete le guide per l'esame di coscienza, una volta nella vita bisogna fare una confessione come Dio comanda, forse non l'abbiamo fatta mai. Capite? Cioè, che vuol dire? Prendersi un po' di tempo per se stessi, prendersi un buono schema con un esame di coscienza, se non ne siamo consapevoli, ci può stare mezz'ora, un'ora, un giorno, una settimana, e comincia a rivedere quella che è stata la tua vita. Capite? Perché noi molte cose, magari le abbiamo fatte quando eravamo giovani, non ce le ricordiamo, non ne siamo coscienti, ma fino a quando io non faccio questo bellissimo gesto, veramente è un gesto che ti fa risorgere e ti fa proprio rinascere la vita nuova, io porto tutto il male della mia vita senza veli e senza paura, perché il Signore è pronto a perdonarci. Al Signore, provate a farlo. Io ho conosciuto tante persone che hanno vissuto questa cosa, è una veramente risurrezione. Da quel punto la vita svolta, quella pace profonda che tu vivi nel cuore la senti dentro di te e la porti tra le persone. Fino a quando questa cosa non si, se noi non stiamo perfettamente, non sentiamo la pace profonda, ricordiamo che c'è qualcosa nella nostra vita distorto che abbiamo combinato, su cui ancora non è sceso il perdono di Gesù. E il perdono di Gesù raggiunge le aree ferite della nostra anima quando noi umilmente, ricordate Paolo Francesco, benedetta sia la vergogna, d'accordo? Ma mi vergogno, benedetta sia la vergogna, d'accordo? La andiamo a portare a confessione, senza paura. D'accordo? Perché sicuramente non siamo i più grandi peccatori dell'universo, non pensate mai a cose di questo genere. Tranquilli, se tu c'hai questa pace, diventi operatore di pace. Se questa pace chiaramente nel cuore non ce l'hai, nessuno di noi porta quello che non c'ha, e le nostre relazioni sono malate, sono sfalsate, sono brutte. Ecco, queste due
ricorrenze, quindi il Veni Creato e la giornata della pace cadono nel giorno della Madre di Dio. Domanda: avanti, una donna come ama tante volte definirsi? La regina della pace, perché lei è la donna della comunione perfetta con Dio, è la donna delle grazie, il Magnificat della Madonna. E un'ultima cosa, avete visto le apparizioni, quelle riconosciute dalla Chiesa, mi raccomando, dove la Madonna parla? Cos'è che la Madonna dice sempre? Sempre la stessa cosa. Che dice? Fa? Dice di pregare. Pregare, 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 pregare. Tu se senti la Madonna voglia pregare, d'accordo? Almeno un pochino. Perché dice di fare così? Ecco, perché noi non siamo in grado da noi stessi di risolvere quasi nessun problema, quasi niente. Neanche i nostri siamo in grado di risolvere bene. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Il segreto della felicità è semplicemente imparare a farsi aiutare da Dio. Per farsi aiutare da Dio glielo devi chiedere, e glielo chiedi attraverso la preghiera. Ecco perché la preghiera è la cosa più importante. Guardate che pregare non è perdere tempo, pregare è investire il tempo, perché se tu preghi bene e abbastanza per quanto puoi, le cose che farai riusciranno bene, andranno bene. Se tu non preghi per niente, di tempo ne perderai tanto, e quel poco tempo che spenderai per fare qualcosa di utile sarà tempo in cui qualcosa la fai, ma molto molto piccola e molto imperfetta, perché ci manca l'aiuto e il sigillo della grazia e della benedizione di Dio. Io vi auguro che il 2019 possa essere, tra le altre cose, anche un anno in cui riscoprire l'importanza e anche la bellezza di una vita di profonda comunione con Dio e preghiera. Siamo dati Gesù e Maria.